Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti sesamini detti anche reginelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, strutto, vanillina, uova, sale, aroma di limone, lievito per dolci, latte e sesamo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo lo strutto chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 3. Lo strutto si è ben amalgamato. Adesso aggiungiamo, seguendo scrupolosamente in quest'ordine, gli ingredienti. Prima le uova, poi la farina, poi l'aroma. Il lievito, il pizzico di sale, e il latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità spiga. Con l'aiuto della spatola mescoliamo un poco l'impasto, cercando di portare un poco sopra l'impasto che sotto. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per altri 2 minuti, sempre a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su una spianatoia. Compattiamo il composto che ha la consistenza, diciamo, di una frolla. Lo prendiamo una parte e iniziamo a formare i biscotti. Tagliamo a tocchetti delle dimensioni dei biscotti, spostiamo l'impasto, prendiamo il latte e i semi di sesamo, andiamo a rosolarlo nel latte e nel sesamo e li posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i biscotti, li cuoceremo a forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 20-25 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servirli.
Biscotti sesamini, grazie e alla prossima ricetta.